per la memoria di un carissimo nostro amico Gianluigi Barbani, però ho approfittato di una serie di circostanze casuali. Io mi trovo qui sì per caso, però ho il mio compleanno festeggiato il 16, il 17 mi sono trovato a Milano per una laurea di mia figlia e oggi casualmente c'era anche questo evento. È una cosa non programmata, però ho sentito proprio il bisogno di venire qui a trovare questo posto magico, anche per rendere onore a una persona molto cara. Allora, la mia storia è una storia un po' particolare. Io provengo dal mondo della fotografia, quindi sono un collezionista che raccoglie oggetti da ormai 30 anni e anche più, vabbè, diciamo che 30 anni è iniziata la vera collezione, e la mia collezione comprende sia una parte cospicua del cinema e sia anche soprattutto carte di Sith. E la mia collezione che riguarda le carte di Sith chiaramente ha avuto come mentore Gianluigi, e quindi di conseguenza non poteva non comprendere tutto ciò che riguardava l'Unità d'Italia, quindi i rappresentanti, ma è particolarmente rivolta ai costumi dell'Italia, costumi regionali e anche a mestieri antichi, mestieri napoletani, mestieri di tutta Italia. Che non ci sono più. Purtroppo. E non ci sono più e non ci sono neanche pubblicazioni di questo tipo. Sono delle opere d'arte a tutti gli effetti e quindi sono stato proprio affascinato da questo mondo. Poi ho avuto la fortuna di incrociare altri personaggi illustrissimi che mi hanno fatto ancora di più innamorare, sono impazzito, con il rischio anche di divorziare da mia moglie e così via. Va bene, comunque la mia storia in sintesi è questa. Continuo a seguire questo mondo con chiaramente un particolare interesse. E oggi veramente ho fatto davvero un'eccezione, nel senso che non sto neanche tanto bene, quindi vi prego di scusarmi se ho finito, magari sto anche abbastanza poco, però devo rientrare necessariamente giù in Puglia, e quindi grazie di tutto, grazie a voi per questa, questo coraggio, che poi è un coraggio che si diffonde e soprattutto prende un po' tutti e ci fa andare avanti, con la speranza che poi tutto questo serva a qualcosa, questo è il nostro augurio. Grazie. Fermati un attimo, perché tu hai già fatto un convegno che assomigliava a questo come intenzioni in Puglia, e quindi sei riuscito a raccogliere un po' di opinioni in Puglia. Sì. Che cosa ti hai potuto concludere di quello, vengo al soldo del motivo per cui ci siamo trovati qua, che è nato dall'improvvisa scomparsa di Gianni, che a tutti noi ha fatto prendere coscienza che siamo custodi temporanei, che non siamo immortali, e quindi dobbiamo ragionare in termini storici, perché noi sappiamo, abbiamo controllo di tutte le cose al momento, ma in realtà siccome dobbiamo prendere coscienza che stiamo lavorando per la storia, e quindi secondo me dobbiamo un attimo pensarci e riflettere su come programmare in termini che sopravanzano la vita umana. Certo, allora io chiaramente abbiamo un'emergenza, quella degli archivi, non sappiamo che fine faranno, soprattutto gli archivi privati, almeno in Puglia sta succedendo che molti fotografi chiudendo si distruggono i propri archivi, non sanno che farsene, e addirittura molto spesso mi capita di chiedere a vecchi fotografi: ma cosa hai fatto? Dicevo: no, li ho bruciati, perché posso tenere un garage, pagare un affitto per conservare i miei archivi? Cioè, questo è un'emergenza che ci rende davvero responsabili. Allora ho pensato di avviare su un percorso di sensibilità tra le istituzioni pubbliche e private della Puglia, invitando un attimino
sia il direttore generale del patrimonio della cultura della regione Puglia, ho invitato anche alcuni esponenti di spicco, presidenti nazionali di alcune associazioni tipo Provoco, Archeo Club, ho invitato gli Arinari, è venuta anche la responsabile degli Arinari, sappiamo cosa sta succedendo in questi giorni per quanto riguarda anche gli Arinari, in quanto diciamo le cose vanno avanti senza nessun clamore, o che nessuno se ne rende conto. Poi quando iniziano un po' ad alzare la voce, a far prendere coscienza del problema, allora iniziano tutti a chiedersi: ma perché, come mai, perché vuoi distruggere, perché vuoi portare via, perché vuoi trasferire questo patrimonio? E allora, proprio per iniziare a fare una programmazione di questo, diciamo, di questa emergenza, abbiamo pensato di invitare anche la soprintendenza archivistica, quindi tutti gli attori che ruotano intorno a questo mondo, affinché si prendessero delle decisioni. Ho portato anche un caso eclatante: in Puglia abbiamo una collezione, diciamo, bellissima di un vecchio fotografo barese, dei fratelli Antonelli, che la signora, un erede, una figlia degli Antonelli, aveva un patrimonio di 300 macchine, oltre poi a varie lastre, quindi tutto, cioè una serie di cose. E a un certo punto non sapeva a chi affidarle, c'è una persona che voleva mettere a disposizione un patrimonio inestimabile, quindi macchine, non sapeva a chi affidarle, ha trovato il vuoto assoluto da parte delle istituzioni e quindi di conseguenza ha preso la decisione di dare tutto alle CCT e di affidare temporaneamente alle CCT. Il CCD chiaramente, insomma, quando ha visto questa collezione caduta dal cielo, è chiaro che ha steso tappeti enormi, tant'è che hanno una inaugurazione a breve, hanno fatto perfino un catalogo di questa collezione, quindi voglio dire, dobbiamo fare attenzione, perché come in Puglia, così è un po' in tutte le regioni, questi archivi, soprattutto privati, a volte non c'è insieme, questo è un altro problema, si disperdono, così per niente, per davvero poco. E quindi il progetto è quello di, d'accordo con la nostra regione, la regione Puglia, il Dipartimento Cultura, è quello di fare prima di tutto un censimento di questi fotografi e creare i presupposti per una sede che possa accogliere, quindi digitalizzare e mettere in sicurezza queste collezioni private. Speriamo di riuscirci, il progetto sta andando avanti, ci auguriamo che diventi un progetto pilota, perché noi ci occuperemo solo degli archivi privati e non di quelli pubblici, perché chiaramente i pubblici sono già in sicurezza, e quindi ci vorrà un po', come dire, l'aiuto di tutti i privati anche a segnalare queste emergenze affinché vengano poi prese in carico e quindi anche, diciamo, salvate tra virgolette. Tutto qui. Speriamo. Diciamo che da un po' di anni si stanno aprendo, sono un po' più, come dire, recettivi nei nostri confronti, hanno più rispetto, quindi diciamo fanno più attenzione a come si pongono, perché cosa 10 anni fa, 20 anni fa, diciamo, non ci consideravano proprio per usare altri termini, mentre oggi per fortuna c'è un clima più sereno, più pacifico, anche perché sanno che le collezioni private sono molto molto importanti, a volte forse più importanti di quelle pubbliche, e quindi non dico che ci temono, ma sanno che, insomma, avere dalla parte loro anche la nostra collaborazione è molto importante, questo è il problema. E capire nel nostro mondo, capire cosa vogliamo, dove vogliamo andare, perché sì, il discorso di essere gelosi dei propri archivi, secondo me è un discorso da superare, non può essere così. Occorre proprio mettersi in sinergia, creare proprio un mondo del collezionismo fotografico e iniziare a studiare, a capire quali sono, diciamo, gli interventi, le strategie da usare. L'idea della fondazione, ripeto, io già ho una, come dire, un esempio di fondazione che vive sul mio territorio e che sta facendo grandi passi. È stato ieri proprio il ministro Bonissoli a visitare questa fondazione che, diciamo, si occupa di un altro settore. È una fondazione che io sono anche un socio fondatore, quindi nasce da 20 anni fa,
anni ed è sempre cresciuta, è sempre andata a stretto contatto con le istituzioni e ha avuto anche parecchi finanziamenti, presentando anche dei progetti validi. Quindi diciamo che non vedo altre strade, cioè io almeno non vedo altre strade. Ma c'è la fondazione prima? Sì, che lavora con il CCT, ma è primo è di una, diciamo, si occupa di quella raccolta.